La nostra strada si sta compromettendo e la Regione, dal loro canto, è sorda alle nostre richieste, soprattutto il governatore Pigliaru, che fino adesso non si è sentito. Lo sciopero è stato proclamato per cercare di contrastare la scelta scellerata di privatizzare la Saremar, cioè di svendere, di regalare più che altro la Saremar a un privato. La colpa non è scaturita da una cattiva gestione di Saremar, ma dovuto, come tutti sanno, da una cattiva gestione della politica. E a loro noi ci rivolgiamo per far risolvere questo problema. 48 ore di stop dei collegamenti marittimi Saremar da Carloforte e dalla Maddalena per dire no alla privatizzazione della compagnia marittima interessata dal concordato fallimentare. Il 25 e il 26 marzo è stato indetto lo sciopero dai sindacati Federmarcisal, UGL, CGL, CISL e UIL, garantite per legge solo le corse esenziali. A proclamare lo sciopero la mancanza di risposte all'avvertenza da parte della Regione Sardegna. Un forte sostegno arriva dal neocomitato Cittadino Trasporti. Invitiamo tutti ad aderire alla manifestazione dello sciopero che viene indetto dai sindacati e per quanto riguarda la trasferta che è stata organizzata per il giorno 1 sotto il Consiglio regionale di Cagliari.